Salve, per chi non mi conosce sono Salvo Geraci, lavoro ad Agrigento con il dottore Caramanno. Saluto intanto e ringrazio tutta Archigen, saluto Marco Contarini, Corrado Tamburino e tutti coloro che ci stanno adesso ascoltando. Quello di oggi sarà un caso, diciamo, quanto più scolastico possibile, non ci saranno effetti speciali. Mi è stato chiesto di fare un caso un po' per mostrare quelle che sono le procedure standard e quelle che sono gli eventuali tip and tricks che abbiamo sviluppato nel nostro centro nel corso del tempo. Parliamo oggi di un paziente sesso maschile di 79 anni, affetto da fibrillazione atriale parossistica in terapia con Eliquis da 2,5 mg. Un iperteso con un'ipertensione resistente severa che era stata già sottoposta ad ablazione delle arterie renali a radiofrequenza. In un primo momento andò bene, poi ha avuto delle recidive di crisi ipertensive molto severe. Un paziente in insufficienza renale cronica, quarto stadio, con 28 di filtrato glomerulare, pregressi TIA, con una successiva, poi nel 2018, tromboendarterectomia carotidea, e una stenosi residua controlaterale a destra in carotide interna del 50-60%. Questo paziente accede presso un altro ospedale della nostra provincia in pronto soccorso per melena, dolore addominale da 2 settimane. Veniva sospeso in pronto soccorso l'anticoagulante orale e veniva somministrata in monosomministrazione enoxaparina 6.000 unità DIE. Il paziente aveva un'anemia con 6,8 di emoglobina, è stato sottoposto a ripetute emotrasfusioni, per cui è stata eseguita un'esofagogastrodenoscopia e un attacco addome con il riscontro di un'ulcera gastrica con sanguinamento recente e una neoformazione periduodenale di complesso trattamento chirurgico, ci dicevano i chirurghi, ma in realtà in attesa di diagnosi definitiva perché non era ben stata ancora stratificata dal punto di vista dell'imaging e dell'istologia. Questo paziente aveva una leggera riduzione della frazione di eiezione del ventricolo sinistro con 48-50% FE, una sclerosi della valvola aortica con un lieve prolasso della valvola mitrale, ma nulla di che, un'insufficienza lieve, dilatazione dell'atrio sinistro e un elettrocardiogramma che alternava da ritmo sinusale a fibrillazione atriale, una risposta ventricolare relativamente alta. Vediamo come il CHA2DS2 di questo paziente è elevato, perché è un paziente di 76, 79 anni, maschio con una riduzione della frazione di eiezione, un'ipertensione, eccetera, eccetera, conosciamo tutti i parametri, quindi un elevato rischio cardioembolico e un elevato rischio emorragico, perché come vediamo aveva una SBLED di 6, quindi un paziente che comunque ha necessità di una terapia di riduzione del rischio sia di sanguinamento che anche di cardioembolismo, per cui la nostra proposta fu la chiusura percutanea dell'auricola sinistra, che è stata somministrata al paziente con diciamo, la dovuta spiegazione, che il paziente diciamo, ha accettato senza nessun problema. Come diceva la collega San Filippo, anche noi spesso seguiamo l'ete preprocedurale direttamente in sala di emodinamica. Qui vediamo, diciamo, vi mostro brevemente, non mi soffermo tantissimo, vediamo più o meno quella che è l'anatomia auricolare, un'anatomia complessa. Abbiamo un'auricola già, si vede in questa proiezione a 45-50 gradi, abbiamo già la presenza di tre lobi, un'auricola di medie dimensioni e libera da formazioni trombotiche al suo interno. Quindi non mi dilungo sull'importanza del transesofageo che anche noi, devo dire, abbiamo adottato come metodica di imaging principale, pur utilizzando l'ecografia intracardiaca per le procedure di PFO, però continuiamo a volerci avvalere dell'ete per la chiusura di auricola. Qui vediamo quelle che sono le proiezioni principali che ci servono a prendere dimensione dell'osseo, la profondità e anche diciamo, l'anatomia auricolare, non mi dilungo oltre. Vediamo che fra le mille diciamo, classificazioni che sono state proposte sull'anatomia auricolare, questa diciamo, rimane un po' più la più esemplificativa. Vediamo come anche in relazione alla complessità dell'anatomia, alla presenza di pettinati, di frastagliature, di più lobi nell'auricola, ovviamente aumenta il rischio cardioembolico. Nel nostro caso abbiamo un'anatomia ovviamente abbastanza complessa. Qui la associa a un cavolfiore, abbiamo mille nomi, ma vediamo che c'è un aumento del rischio di cardioembolismo con questa morfologia. Ovviamente sappiamo che il rischio di cardioembolismo di formazioni trombi non è solo correlato all'anatomia dell'auricola, ma anche all'astasi, alla presenza o all'assenza della contrazione dell'auricola, a uno stato infiammatorio e protrombotico dato all'alterazione endoteliale. Diciamo, ci sono tanti fattori che giocano sulla formazione del trombo. Vediamo le misurazioni che noi abbiamo eseguito nelle varie proiezioni, vediamo che
Diciamo pre-procedurale, il paziente di solito è sempre un po' più asciutto, la volemia è un po' inferiore rispetto a una fase un po' più avanzata della procedura, quindi di solito le misure ETE pre-procedurali sono sempre sottostimate rispetto a quelle che poi noi andiamo a vedere intra e post-procedurali. Vediamo che c'è un ostio che in media ha delle dimensioni di 16 mm in tutte le proiezioni. Principali step della procedura, come è stato già detto, la valutazione e monitoraggio transesofageo con la sedazione o senza sedazione, l'accesso venoso femorale, monitoraggio radioscopico e la puntura transettale con poi la successiva esecuzione e posizionamento del device. Piccolo diciamo, espediente che noi ormai adottiamo da quando è iniziato lo stato pandemico e da quando purtroppo, ahimè, gli anestesisti sono diventati poco reperibili, è l'utilizzo, come diceva, se non erro, il professore Tamburino, di una sonda ecocardiografica transesofageo pediatrica, che ha delle dimensioni notevolmente ridotte rispetto alla sonda per adulti. Le immagini hanno una qualità accettabile, lievemente inferiore alla sonda per ultima, accettabile. Per quelli che sono i movimenti richiesti per la procedura di auricola, noi ci siamo sempre trovati egregiamente, tutte le procedure sono sempre state portate a compimento nel 100% dei casi. Peraltro, è una sonda che, essendo più piccola, consente una sedazione molto più blanda o l'assenza di sedazione in diversi casi, quando i pazienti sono molto collaboranti e giovani. Facilita il passaggio in esofago in delle anatomie complesse come quella di questo paziente in cui c'era un meato esofageo superiore retroflesso e deviato, crea meno traumatismi e ovviamente accorcia i tempi procedurali. Noi siamo circa 20-25 minuti per procedura in media nel nostro centro. Noi utilizziamo sedazione con Dexdor, come diceva la collega, più boli di midazolam. Dexdor ha l'unico inconveniente che deve essere iniziato almeno un'ora, un'ora e mezzo prima, quindi in reparto, in terapia intensiva, a seconda di dove si trova il paziente. E un'alternativa è quella di utilizzare i boli di midazolam, anche se ha una mievita breve, se i pazienti anziani a volte si dissociano, quindi diciamo, abbiamo a seconda del paziente delle diverse strategie di sedazione cosciente. Qui vediamo un accesso femorale venoso con una strategia, diciamo, comune di repere anatomico. E qui vediamo quella che è la nostra sede di puntura, come hanno già chiarito e specificato che è una sede inferiore e posteriore per la chiusura di auricola. Vediamo come la proiezione bicavale al transesofageo ci aiuta a orientarci nella supero inferiorità, perché noi vediamo chiaramente il nostro sistema che scende dalla vena cava superiore, jumpa in fosso ovale e poi si avvicina verso la vena cava inferiore, mentre invece l'asse corto passante per la base ci dice chiaramente quella che è la anteroposteriorità che ci aiuta a prevenire degli eventi, come vediamo in questa foto, che sono parecchio spiacevoli in quanto possono complicare in maniera anche mortale la procedura, ovvero sia la puntura della flessura posteriore del pericardio, della riflessione posteriore del pericardio o la puntura, nel caso di eccessiva anteriorità al contrario, del bulbo aortico, cose assolutamente da evitare, come ben capite. Il sistema che viene utilizzato per la puntura transettale è un sistema coassiale, è un sistema coassiale formato da uno stiletto all'interno di un ago, l'ago di Brockenbrück, che viene poi inserito a sua volta nel suo complesso all'interno di un catetere di Mullins, che è un catetere coassiale con una punta ricurva che va con angolazioni differenti. Noi utilizziamo di solito angolazioni che vanno fra i 45 e i 90 gradi. L'ago deve essere inserito all'interno del catetere, però nelle manovre che vengono eseguite non deve mai sporgere, tranne nel momento in cui noi andiamo ad effettuare la puntura per evitare traumatismi sulla parete atriale destra e sulla vena cava. E l'orientamento all'interno della vena cava e poi nel momento in cui jumpa all'interno della fossa ovale, l'orientamento del catetere, come vediamo nella figura B, deve essere quello fra le ore 4 e ore 6, immaginando che ci sia un orologio in visione, diciamo, perpendicolare alla parte posteriore del catetere. Questo perché, diciamo, l'orientamento anatomico della fossa è quello. Qui vediamo una breve, ne abbiamo viste tante, una breve simulazione del passaggio attraverso il setto, del posizionamento di una guida stiffa a ricciolo preformato all'interno della vena polmonare superiore sinistra. Questa guida ci serve poi per lo scambio e l'inserimento poi del delivery system del device, è un sistema un po' più, diciamo, importante dal punto di vista del frenciaggio e dell'ingombro, per cui utilizziamo un catetere PIGDEL atraumatico per fare il passaggio dalla vena cava superiore sinistra all'auricola e poi iniettare il contrasto e fare un'angiografia dell'auricola, come adesso andremo a vedere. Un'alternativa per la puntura della vena femorale è quella ecoguidata, dove noi andiamo a
intercettare la vena con una sonda lineare, la pungiamo e poi vediamo qua in basso un'immagine, diciamo contemporanea, di una discesa da una vena cava superiore sinistra del sistema coassiale intero col malle in sellago. Vedremo che adesso dalla parte superiore del setto interatriale si giampa all'interno della fossa ovale. Ecco, vediamo qui il tenting. Chiaramente questo è un X-plane, quindi sono delle visioni perpendicolari fra di loro. Qui abbiamo una bicavale, qui un asse corto per la base. Dopodiché si procede alla puntura. Andiamo al nostro caso dove vediamo la bicavale, vediamo che effettuiamo il tenting, lo andiamo a sistemare nel miglior modo possibile, rendendo inferiore la zona di tending per la puntura. Vediamo che passando alla short axis per la base, il nostro sistema coassiale è orientato eccessivamente verso l'anteriorità, quindi verso l'aorta. Questa cosa non deve accadere, ovviamente la puntura qui non deve essere fatta, per cui posteriorizziamo il sistema coassiale eseguendo una rotazione oraria e individuato il sito di puntura. Ecco, vediamo qui che esce l'ago dal tip del catetere di Mullins e possiamo proseguire con la puntura transettale. Puntura transettale che a volte può presentare dei problemi, innanzitutto nella localizzazione della fossa ovale, perché la manovra standard ci fa giampare il catetere nella parte anteriore della fossa, ma noi dobbiamo spostarci ruotando ovviamente il catetere nella posizione desiderata. Nel caso di aorta dilatata, però, per esempio, il setto è più verticale, quindi sarebbe utile una rotazione più antioraria. Nel caso di dilatazione eccessiva degli atri, il setto è più orizzontale e comunque la vena cava sta più lontana dal setto interatriale, quindi bisognerebbe o modificare la curva dell'ago che noi abbiamo in possesso o utilizzare aghi con curve più ampie. E comunque sempre far sì che il transesofageo o comunque l'immagine ecografica sia la vostra guida. Non facciamo troppo affidamento sull'immagine radioscopica perché spesso e volentieri può darci delle informazioni non chiare e fuorvianti. Problemi possono esserci anche alla puntura stessa del setto in relazione alla struttura, allo spessore del setto. Nel caso di un setto floppy, come vediamo nella prima immagine, qui in azzurro, il setto è aneurismatico, comunque è molto floppy, è molto morbido, quindi noi rischiamo di dislocare con il Mullins il setto verso la parete libera dell'atrio sinistro e nel caso di puntura, nel caso di passaggio, rischiamo di perforare l'atrio sinistro. Quindi in questi casi è utile misurare la pressione sulla punta dell'ago così da accorgersi immediatamente, come diceva Giorgio Sacchetta, del passaggio nelle sezioni sinistre. Può, diciamo, essere utilizzata una strategia un po', cauta, che è quella di attendere che con i cicli cardiaci si perfori il setto senza fare eccessiva pressione, o quantomeno mantenendo una pressione costante. Si può anche utilizzare la radiofrequenza o, diciamo, per creare una soluzione di continuo e passare in maniera più sicura. Nel caso in cui invece c'è l'esatta condizione contraria, ovvero sia una condizione di hard septum, quindi per esempio nei pazienti post-chirurgici, nei pazienti anziani con fibrosi del setto, con ipertensione polmonare o pazienti che hanno già fatto un'ablazione radiofrequenza, per esempio per la fibrillazione atriale, in questo caso spingendo l'ago non passa, quindi si può avere una perdita del tenting, si può avere un cosiddetto big jump in atrio sinistro con il rischio, per esempio nel caso in cui ci siano atri sinistri non molto grandi, di andare a perforare la parete atriale controlaterale. In questi casi è utile utilizzare un ago più stiff, come per esempio il needle della Cook, o utilizzare una guida coronarica con la parte rigida. Nel caso del nostro centro utilizziamo nella quasi totalità di questi casi lo stiletto, che sarebbe praticamente l'anima all'interno dell'ago, che avendo una superficie minore esercita più pressione, quindi dà una possibilità in più di perforazione del setto interatriale. Si può pensare ovviamente anche a sistemi alternativi come il SafeSept o le radiofrequenze, che non sto qui a spiegarti, ma che possono facilitare in questi casi il passaggio. Può esserci ovviamente una puntura eseguita, ma difficoltà nel passaggio dell'intero sistema del Mullins. In questo caso vanno fatte delle rotazioni alternate antero-posteriori di tutto il sistema. Bisogna raddrizzare e mettere in asse l'ago, diciamo, migliorando l'incidenza dell'ago stesso sul setto e riprovare a passare con questo maggior supporto ottenuto. Si può sfruttare un loop in atrio sinistro per creare un binario più sicuro verso la vena polmonare superiore sinistra tramite una guida 0014 stiff o togliendo l'ago tramite una 035 idrofilica. Raramente, ormai diciamo, non lo fa quasi più nessuno, la dilatazione con un palloncino da PFO nella fossa. Il device che noi abbiamo utilizzato in questa procedura, ma che utilizziamo routinariamente, è il Watchman Flex.
Vediamo brevemente le differenze con il vecchio Watchman. Abbiamo una distalità che è stata chiusa, quindi è meno traumatica. Hanno aumentato il coverage in PTE, hanno introflesso il pin all'interno, diciamo, del coverage in PTE, non più all'esterno, quindi è meno trombogenico, cambiando anche la morfologia delle barre di ancoraggio, ma soprattutto hanno reso il device più flessibile, più compliante, aumentando il numero di strati, che da 10 sono passati a 18, quindi un device molto più performante, molto più sicuro, molto più adattabile. Rispetto al Watchman vecchio, il Flex ha possibilità di chiudere auricole più piccole e più grandi, quindi abbiamo un range di diametri di chiusura auricolare più esteso, abbiamo una compressione che deve comunque stare tra il 10 e il 30%, queste sono misure da 20 a 35 mm. E questo è il sistema di delivering che può essere a singola curva, a doppia curva, a curva anteriore, in relazione a quello che è il sito di puntura, ovviamente relazionandolo all'anatomia dell'auricola, all'orientamento dell'auricola. Un'importante innovazione in questo device è la flexball, che sarebbe una parziale estrusione del device che forma appunto una palla che deve avere delle precise dimensioni, cioè doppia a quelle del catetere guida, che è una formazione atraumatica, non ha estruso completamente, non ha esposto le barbe, quindi non si impiglia, e la distalità, avendo la dimensione di diciamo, un'ellissi, riesce a non essere traumatica. Quindi possiamo effettuare degli aggiustamenti, degli spostamenti all'interno dell'auricola in maniera abbastanza sicura. Qui ci sono i livelli differenti di compressione in relazione alla compressione, come cambia anche la morfologia del device che viene inserito in auricola, in base alle dimensioni dell'auricola e alle dimensioni del device. Tutto ciò che è in rosso è diciamo, una scarsa compressione, tutto ciò che è in azzurro invece è un'eccessiva compressione. Ciò che sta al centro invece è una compressione fra 10 e il 30%, che è quella ottimale. I criteri passo li accennava la collega Sanfilippo, sono i criteri di posizionamento. Il segmento di massimo diametro di questo device ovviamente deve corrispondere all'ostio o comunque alla sua immediata prossimità, quindi fra il cumano del ridge e l'ostio dell'arteria circonflessa. L'ancoraggio che deve essere testato con un tag test, quindi con un pullback che diciamo leggero, l'ho descritto, in realtà diciamo, io sono abbastanza deciso nel pullback per appunto testare quella che è la stabilità della protesi dopo l'impianto. Il sizing, la compressione di cui parlavamo prima, e poi ovviamente il sealing, ovvero sia la completa chiusura e la completa esclusione di tutti i lobi auricolari dal circo, dal lato sinistro. Ci sono due tecniche di rilascio che si possono utilizzare, un unsheathing e un push, un advanced method, o una combinazione fra i due. In relazione a quella che è l'anatomia dell'auricola, ovviamente, in relazione a quello che è il nostro supporto, in relazione a quello che diciamo, la dimensione dell'auricola, oltre che l'anatomia e la sua morfologia. Qui vediamo l'unsheath method, che sarebbe praticamente un metodo nel quale la protesi viene sguainata, quindi è molto più prevedibile la distalità piuttosto che la prossimalità. E qui vediamo invece il metodo push o advanced method, dove invece noi cerchiamo di avanzare la protesi, rilasciarla spostandoci dalla prossimalità alla distalità. Ovviamente questo va fatto quando abbiamo una landing zone diciamo più ampia e più sicura, auricole più grandi, più profonde. Qui vediamo la nostra contrastografia dell'auricola, quindi abbiamo somministrato mezzo di contrasto all'interno del delivery system con il pigtail di cui parlavamo prima. Abbiamo visto che già con un'idratazione del paziente le misure in trasversale dell'ostio auricolare sono aumentate, sono passate da 16 a una 19 per 21 nelle due proiezioni. Quindi andiamo alla scelta del device, considerando che il device da 27 mm, diciamo, chiude auricola da 19 a 21. Da 19, scusatemi, a 24 e mezzo, la nostra, diciamo, si aggira intorno a questa prima fascia della chiusura col 27, si poteva utilizzare anche un 24, ma ho preferito dare una maggior compressione al device, vista la complessità dell'anatomia e la presenza anche di un lobo parecchio prossimale. Abbiamo formato la flexball con quelle che sono le indicazioni precise della casa e qui abbiamo eseguito un rilascio con un metodo appunto dell'unsheathing. Vedete come la distalità rimane fissa nella stessa posizione, non si muove. Abbiamo questo marker distale che ce lo fa vedere chiaramente. La prossimalità
invece è quella che viene rilasciata alla fine. E vediamo un test di stabilità eseguito, diciamo, in maniera relativamente decisa. La protesi torna al suo posto esattamente, quindi questo è un segno di stabilità. Un'angiografia post-procedurale ci fa vedere come si ha una completa chiusura dell'auricola. L'auricola scusatemi, il device diciamo, ha non è perfettamente in asse con quello che è l'osteo auricolare, perché abbiamo un coma in ridge, adesso lo vedremo anche nelle immagini eco, che è parecchio sviluppato, quindi la spalla del device si è poggiata, praticamente si è incastrata proprio il coma in ridge, mentre nella parte inferiore, verso il versante mitralico, abbiamo un buon ancoraggio, come abbiamo già visto. L'importante è che il sealing, come in questo caso, sia buono. E qui vediamo l'ete post procedura. Vedete come il comando in ridge è molto rappresentato e ci serve, diciamo, da ancoraggio sicuro. E vediamo anche dal punto di vista del sealing, anche col coloro, purtroppo ho sbagliato clip, ne avevo una più lunga. Comunque non ci sono leak paraprotesici, che sono una cosa, diciamo, che può creare fastidio, perché significa che il sealing non è stato completo e c'è il rischio di formazione di trombe ed eventuale embolizzazione. L'ete post procedura ci fa vedere una compressione del device di circa il 20%, abbiamo 22 mm con un device da 27, quindi abbiamo anche una buona compressione. E passiamo infine all'emostasi, c'è chi utilizza, come i colleghi, dei sistemi di chiusura, dei device di chiusura venosi. Noi utilizziamo un cosiddetto punto a 8, che sarebbe un punto, una sorta di borsa di tabacco a punti incrociati, nei quali praticamente viene circondato l'interruttore arterioso. Scusate, l'interruttore venoso con questi punti di sutura, esercitando una pressione e tirando via l'interruttore venoso, lo stesso tessuto che viene catturato appunto da questo otto formato con il nostro punto riesce a creare un'emostasi sulla vena che fino ad ora non ci ha mai creato nessun tipo di complicanze. I pazienti non hanno avuto nessuna complicanza emorragica, nessun ematoma, si fa una leggera compressiva e i pazienti dopo 6 ore sono mobilizzabili senza nessun problema. Per quanto riguarda la terapia antitrombotica intraprocedurale, noi abbiamo somministrato 5.000 unità di eparina, ricordiamo che il paziente pesava quasi 70 kg, e clopidogrel 600 mg come carico orale. La terapia antitrombotica post-procedurale l'abbiamo, diciamo, impostata in questo modo: Asta 100, che il paziente comunque già faceva, che avrebbe dovuto seguire per almeno 3 mesi, salvo ulteriore indicazione. Ricordiamoci, il paziente ha una tea carotidea e una stenosi controlaterale, quindi possibilmente, se non ci sono controindicazioni, deve continuare lifelong. E poi c'è il clopidogrel da 75, che noi abbiamo dato solo per i primi 30 giorni. Vi ringrazio per l'attenzione. C'erano Catania e Palermo nelle immagini, quindi ho voluto mostrare anche Agrigento. Grazie mille.